capire così, così l'amore. Bravi! Il personaggio di Daria mi è stato più ispirato da una delle mie figlie, dal carattere della piccola Romina, non della grande Romina che sono io. C'è più di lei che di me, io credo. Siamo qui con Romina Favre, che abbiamo il piacere di ospitare qui al Centro Congresso dell'Unione Industriale di Torino, con questo delizioso romanzo Karma Express pubblicato da Mondadori. Buonasera signora. Buonasera. E come stavo dicendo, intanto è un oggetto molto grazioso, molto bello, si legge in tutto d'un fiato. Si può prendere anche solo per vederlo, per metterlo in libreria. Esatto, è bello da vedere. È bello da vedere. Da appoggiare magari su un tavolino. No. Se si legge però è meglio. Però è meglio leggerlo, perché all'interno di questa, intanto è una storia ambientata negli anni 70, 1970, e la protagonista è di una famiglia dell'upper class americana, ricca, che sta per sposarsi e decide, questa nonna che suggerisce, no, di fare un viaggio molto particolare. Ma perché facciamo fare questo viaggio a questa ragazza? È un passaggio. È un viaggio che le permette appunto di cambiare il suo karma, è un viaggio che la porta a seminare un qualcosa che avverrà in futuro. Ed è un viaggio che io avrei voluto tanto fare in realtà. Si sente questa... che non l'ho fatto perché lavoravo come una pazza in quel periodo e facevo figli, però altre ragazze di 18 anni, 19 anni in quel periodo facevano questo viaggio, che c'era un pullman che partiva da Londra, andava fino in Turchia, Istanbul, e da Istanbul via terra attraversava Iran, Afghanistan, Pakistan per arrivare in India a Goa. Oggi un viaggio del genere sarebbe impensabile, non si potrà mai fare nella vita più. Beh, impensabile anche perché ormai quei territori per lì quello sono... li hanno rovinati. Infatti quello, la cosa che io trovo molto interessante di questo romanzo è che secondo me lei lancia un segnale, nel senso lui, che lui l'ha capito. No, voglio dire, lancia un segnale perché quei territori, stiamo parlando del Medio Oriente, che oggi sono infuocati dalle guerre e dal terrorismo, sono la culla della nostra civiltà, e all'epoca invece di mandare segnali di fuoco mandavano segnali di dolcezza, no? C'era una cultura pazzesca, c'era una cultura pazzesca. Gente buona, di cuore, che ti ospitava, che ti accoglieva nelle case. Ma si vede in questa, infatti è veramente molto interessante. E poi in questo romanzo naturalmente c'è l'amore, un amore molto carico, no? L'amore ci deve essere sempre, no? Però perché ha scelto di far appartenere questa ragazza a una famiglia ebrea? Anche questo è un segnale. Perché Hollywood, Los Angeles è pieno, per tre quarti ebrei. E in quel periodo, nella Hollywood degli anni 70, di più, era anche la presenza ebraica era di più. E quindi ci sono tutta una serie di riferimenti storici, secondo me molto interessanti. È un romanzo bello, è un romanzo scritto con una grande dolcezza, si legge, come dico, io l'ho letto una mattinata e mi sono divertito. Mi sono preso due caffettiere di caffè e me lo sono bevuto. Ma lei legge velocissimo, però, devo dire. Beh, insomma, voglio dire. E... una mattina... speed reading, come si dice in italiano. Certo, però l'ho letto tutto, Allora, ringraziamo Romina Power veramente per questo romanzo, ci ha regalato tante cose nel corso della sua vita e ci regala anche dell'ottima letteratura. Grazie, questo mi dà molta soddisfazione. Grazie. Adesso lascio andare. Mi fa piacere, già il fatto che lo abbia letto mi fa piacere. È stato un piacere. Grazie. Grazie a lei.